Quanta attualità queste parole del Signore conservano, eppure sono state pronunziate 2000 anni fa. Questi rischi ci appartengono a noi cristiani. Molto spesso anche noi assumiamo quest'aria farisaica. Ricordiamo la parabola di Gesù. Il pubblicano che si ferma, non entra. Il fariseo prende posto ai primi posti dicendo: io non sono come quello lì, io faccio l'elemosina, poveraccio. Il Signore l'ha già messo da parte. E il pubblicano che rimane in fondo rientra nelle grazie e nell'amore del Signore. Che sia così la nostra vita. Lasciamoci guidare da queste indicazioni che il Signore dice a noi. Preferiamo essere visti da Lui. Non ci interessa il giudizio degli uomini, che potrebbe essere contrario, ma ho bisogno che sia Lui, fonte della verità, a dirmi: il Padre tuo è pronto per ricompensarti.